Salve, bentornati in Abruzzo. Io mi chiamo Dosolina, lei è la mia amica Gigliola e quest'oggi vi presenteremo un piatto tipico teramano, precisamente della zona di Canzano, il tacchino alla canzanese. Gli ingredienti per 6-8 persone sono circa 2 kg di tacchinella, 50 g di sale, 2 litri di acqua, un rametto di rosmarino, un pezzettino di cannella, 4 spicchi di aglio, 4-5 grani di pepe, 4 foglie di alloro e un pezzettino piccolissimo di noce moscata. Se si vuole o se si preferisce una gelatina un pochino più solida, si aggiunge della colla di pesce a fine cottura. Procediamo con portare all'ebollizione acqua con le spezie e gli aromi ed il sale. Quando l'acqua bolle, aggiungiamo la tacchinella un pezzo per volta. Per raggiungere la cottura, il tacchino avrà bisogno di un'oretta, quindi facciamo 30 minuti sopra la macchina del gas e gli altri 30 minuti li finiremo in forno. Una volta raggiunto il bollore, lo schiumiamo e abbassiamo la fiamma al minimo, in modo che ci consente di avere un brodo limpido. Trascorsi i 30 minuti, trasferiamo la carne in una teglia da forno. Aggiungiamo anche il liquido di cottura e i suoi aromi e mettiamo in forno a 180 gradi fino a completamento della cottura. A questo punto la tacchinella è cotta. Trasferiamo i pezzi di carne in una pirofila da portata e filtriamo il brodo per eliminare sia gli aromi che il grasso. Aggiungiamo un pochino di colla di pesce che abbiamo precedentemente messo in ammollo e versiamo il liquido sopra la carne. A questo punto lasciamo raffreddare a temperatura ambiente, dopodiché verrà messo in frigorifero. Il nostro piatto è pronto. Deve essere preparato il giorno prima ed è un piatto tipicamente natalizio. Quest'oggi noi ve l'abbiamo presentato nella versione originale, ma nulla vieti che si possano preparare in tante altre versioni, dissossando la tacchinella oppure colorando la gelatina. Un saluto da Dosolina Da Gigliola. e un saluto a tutti gli abruzzesi. Se per ulteriori informazioni potete visitare il sito di cucinaconnoi.it.